Buonasera, per Notizie Abruzzo siamo a Pescara, in questo caso con l'avvocato Luca Maccione, responsabile provinciale per la provincia di Chieti di Azione Politica. Avvocato, Azione Politica si rivolge alle imprese, ai professionisti e ai singoli cittadini per lanciare la nuova proposta politica. Per Chieti quali sono le idee? Beh, noi vogliamo rivolgere la nostra proposta politica a tutte quelle che sono le varie attività produttive che possiamo trovare sul territorio. Come giustamente ha detto lei, vogliamo anche però rivolgere la nostra proposta politica a tutti i cittadini, a tutti coloro che sono interessati a una politica che deve essere identificata in un'area moderata, molto precisa e molto chiara. Le proposte per quanto riguarda il nostro territorio sono chiaramente quelle di far sì che il nostro territorio possa cercare di superare quelle che sono le problematiche che purtroppo in questi anni hanno profondamente segnato tutto il nostro territorio, creando le difficoltà che ben conosciamo. Quindi una proposta politica completa che va dalla ciò che può essere avere un riscontro immediato per il cittadino, quindi ad esempio proposte politiche per la risistemazione del manto stradale e di questi giorni tutto il discorso dei fondi che la regione, il presidente D'Alfonso avrebbe stanziato per risistemare alcune strade di competenza della provincia. Peraltro noi come Azione Politica abbiamo già fatto presente che in Regione era presente tempo addietro un fondo di 100 milioni per la risistemazione di tutto il patrimonio stradale della Regione, in particolare della provincia di Chieti, però poi fondamentalmente non si sa che fine abbia fatto questo fondo. Anche io tempo fa, nella mia veste ufficiale di responsabile provinciale, comunque avevo scritto una nota al presidente Pupillo, cui purtroppo non ho avuto riscontro, perché facevo presente che in Regione era stanziato questo fondo per il rifacimento delle strade. Chiedevo qualche informazione al riguardo, ma purtroppo nulla mi è stato risposto. Partendo quindi da queste che sono le attività che interessano anche il cittadino un po' più pratiche, anche attività di più ampio respiro. Ad esempio, una delle proposte che noi come Azione Politica vogliamo portare avanti è quello di istituire dei rapporti molto importanti con la Comunità Europea, perché comunque quello che manca a livello anche nazionale e locale è una strategia che consenta di far sì che l'Unione Europea diventi una risorsa. Ci sono tanti fondi, troppi, che sono stanziati e che tornano indietro. Dobbiamo riuscire a creare una politica di qualità che abbia la capacità di andare a intercettare quei fondi, portarli sul territorio e così promuovere tante iniziative che anche a medio e lungo termine possano portare dei benefici alla nostra terra. Bene, Azione Politica si propone come soggetto politico del fare, sì, cercando delle alleanze soprattutto in tutti i settori produttivi. Nella provincia di Chieti ci sono dei porti, ci sono delle realtà industriali molto importanti, ma ci sono anche le piccole realtà come il commercio, l'artigianato. Voi riuscirete a parlare con tutti? Ma è sicuramente nostro dovere, io direi, interloquire con tutte le attività produttive presenti sul territorio. Quindi noi non vogliamo assolutamente rivolgere la nostra proposta politica soltanto alle grandi aziende, anzi io credo che sia assolutamente necessario ristabilire un rapporto importante con le attività commerciali e con l'artigianato, che sono le imprese che stanno maggiormente risentendo della crisi che attanaglia il nostro territorio. Un grande architetto che era Fuxas diceva che uno degli elementi essenziali per far sì che una città possa considerarsi viva, oltre all'arte e alla cultura, è il commercio, perché diventa lo strumento fondamentale per far sì che un tessuto economico e quindi sociale possa reggersi, perché soprattutto sulla provincia di Chieti e in particolare sulla città di Chieti il commercio sta vivendo una crisi troppo grande e tutto ciò sta avendo delle ricadute sulla cittadinanza, perché ovviamente c'è una crisi di ricchezza legata al fatto che troppe attività commerciali stanno chiudendo, e questa crisi di ricchezza porta con sé ovviamente tutta una serie di problemi di carattere sociale che noi ormai da troppo tempo stiamo vivendo nella nostra realtà territoriale. Bene, ringraziamo l'avvocato Luca Maccione, responsabile di Azione Politica per la provincia di Chieti. Grazie.